Ricominciano anche quest'anno online i corsi di accompagnamento alla nascita dei consultori familiari dell'ASP di Caltanissetta, l'azienda sanitaria provinciale. Una modalità online attuata in tempi di pandemia e anche se non permette alle mamme di incontrarsi fisicamente come succedeva in passato, permette di coinvolgere molte più donne, non c'è infatti un numero massimo di partecipanti. Il mondo del web ha coinvolto anche altre attività dei consultori che hanno creato in collaborazione con l'Unità Operativa Educazione e Formazione alla Salute e al Servizio Dipendenze un sito Spazio Giovani Online. Proprio per comunicare con i ragazzi e le ragazze e permettere agli adolescenti di informarsi, contattare e chiedere chiarimenti ai consultori anche da remoto. Il numero di donne in gravidanza ancora non ha fatto la vaccinazione, non è ancora passata la pandemia. Notiamo che c'è anche una remora piuttosto grossa nel frequentare le strutture sanitarie e quindi continueremo purtroppo a farla online anche quest'anno proprio per non esporre le gravide a nessun rischio e anche per consentire a tutte comunque di poter partecipare anche tramite la connessione col telefonino e quindi diciamo che da una parte c'è il distacco, il fatto di non poter fare i gruppi, il fatto che tra di loro le gravide sono un poco più in difficoltà per fare gruppi omogenei, però d'altro canto possiamo raggiungere più gravide anche in posti in cui il consultorio direttamente non è presente. E quindi diciamo che ci sono i pro e i contro di questa modalità online, che comunque devo dire è stata anche molto gradita dalle donne in gravidanza, perché avuto una buona adesione ai corsi. Il programma dei corsi di accompagnamento alla nascita online prevede diversi incontri, tra cui quello con il pediatra, l'ostetrico, psicologo, ginecologo, la presentazione dei reparti dei punti nascita di Caltanissetta e Gela, persino attraverso un video della sala parto e poi, in relazione alle richieste delle mamme, saranno affrontate anche particolari tematiche come ad esempio il diabete gestazionale, tra gli argomenti trattati anche le vaccinazioni. Parlavamo già da prima di vaccinazioni perché in gravidanza sono consigliate le vaccinazioni contro la pertosse e contro anche l'antinfluenzale perché potrebbero avere conseguenze, cioè quella per la pertosse per proteggere il neonato alla nascita dal virus della pertosse che può avere grosse conseguenze respiratorie per i neonati. E quello dell'influenza perché realmente anche l'influenza poteva determinare aborti o parti prematuri, per cui noi siamo abituati a consigliare le vaccinazioni in gravidanza, a maggior ragione quella per il Covid. In questo momento ci troviamo donne che non si sono vaccinate completamente, altre che invece devono completare il ciclo vaccinale perché magari a metà del ciclo è venuta fuori questa gravidanza, per cui magari non sanno come organizzarsi. Quindi mi fa piacere poter dire che tutte le donne in gravidanza possono essere vaccinate se non ci sono controindicazioni, cioè malattie importanti alla base, e che se dovessero completare il ciclo vaccinale, dal secondo trimestre in poi, quindi dal quarto mese, è possibile fare la vaccinazione, sia dall'iniziale che a completamento di quella già iniziata.